nel peso, con il rischio di scaricare un po' questa attenzione. Ma non voglio chiudere con una battuta, oh Signore, non voglio chiudere così in male. Io credo che chiudo citando Guareschi, perché da Parma non si può fare altrimenti. Quando dicono, ma anche qui scuola di pastorizia, scuola di regionale, l'ho detto tante volte, ma quando Guareschi arriva lo smilzo, l'emissario, gli dice di prendere gli attrezzi, il pennello e il secchio, perché c'è da benedire delle cose, lo portano davanti alla casa del popolo, che era stata costruita e Peppone voleva che la benedicesse. E Don Camillo deve ammettere che era fatta bene, perché aveva le finestre dritte come dritto un uomo. Allora, la famiglia, e questo è dritta come dritto un uomo, l'ha fatta Dio. E non possiamo dimenticarcene, non deve farlo lo Stato, non deve farlo la gente chiusa nell'individualismo, ma stiamo attenti che questo non avvenga anche della Chiesa, che deve mettersi allo specchio, guardarsi la sposa e vedere che è fatta di famiglia, non solo, ma è fatta di famiglia. E io credo allora che quello che è vero continui. Ecco, dobbiamo essere attenti noi a, diciamo così, essere attenti in questo momento nel quale come Chiesa viviamo anche situazioni nuove di fatica, ma viviamo anche tanti altri e soprattutto molto di più cose belle. Scusate, è stato lungo, ma ormai da quando sono vescovo la gente tace e io parlo. Il discorso della asimmetria di chiesa e famiglia, così che cosa c'è, identità invece che cosa c'è, cosa è differente? Cerco di parlare allo sciato. Da poco mi sono sposato e nella nostra parrocchia cerchiamo di mettere su un gruppo sposi, giovani sposi. E ci siamo trovati un attimo di fronte anche al problema, nel senso che abbiamo altri amici che non sono come noi sposi cristiani, nel senso che non si sono sposati, convivono insieme. E ci siamo trovati anche questo problema qua di dire facciamo un gruppo sposi, siamo in parrocchia, facciamo questi incontri, invitiamo o meno queste persone che sono comunque nostri amici, che vedremo nella vita di tutti i giorni, oppure chiudiamo le porte a questi ragazzi qui? Questa era la domanda, insomma, come comportarci nei confronti di queste persone che non hanno fatto la nostra scelta? Un discorso di una evidenza teologica, ed è scritto bene più che dalle mie parole al numero 6 di Comunione e Comunità nella Chiesa Domestica. Il mistero della Chiesa, che viene a suo modo realmente partecipato alla famiglia cristiana, non si esaurisce in questa, ma la supera e la trascende. La famiglia cristiana infatti rivela e rivive il mistero della Chiesa soltanto in alcuni suoi aspetti e non in tutto. In particolare, la Chiesa domestica ha bisogno, per esistere e per vivere la propria identità, di comunione e comunità cristiana, dell'Eucaristia e del ministero dei pastori che annunciano il Vangelo e il comandamento del Signore. Per questo la famiglia cristiana, mentre inserita nella Chiesa, si apre a tutto il mistero della Chiesa di Cristo, e solo così può vivere in pienezza la grazia della comunione. Quindi è una evidenza, diciamo, di carattere teologico. La Chiesa ha in sé tutta la pienezza del dono di Dio in Cristo, nella forza dello Spirito Santo. Quindi i sacramenti, che ci presentano le grandi cose che il Signore ha fatto, in particolare l'Eucaristia, il sacramento della penitenza.
così pure il magistero che il Signore ha voluto fosse attribuito a Pietro, e così anche l'annuncio della parola. Noi riceviamo la parola di Dio dalla Chiesa e nel contesto vivo dello Spirito che la offre alla Chiesa. Ecco allora che questi sono i doni che la famiglia non può darsi da sé, come ognuno di noi non si è dato la vita da noi stessi, ma in un modo vero e essenziale questi doni sono accolti, questi doni sono vissuti e sono riproposti. Anzi, direi che questo passaggio attraverso la famiglia rende questi doni ancora più intelligibili, ancora più conoscibili, trasmessi in un modo ancora più efficace all'interno della famiglia stessa. Ecco l'educazione, ma anche attraverso la famiglia, attraverso altri. Penso ad esempio il rapporto tra altre situazioni matrimoniali, che può essere veicolato in un modo unico dalla famiglia. Ecco. Proprio in questo contesto ci sta anche la seconda domanda. Io credo che sia molto importante fare un gruppo sposi di giovani coppie e cercare di avere in questo gruppo sposi le caratteristiche proprie del gruppo. Io do il mio parere, non mi sentirei di aprire un gruppo sposi di giovani coppie alle coppie conviventi, perché c'è una realtà sacramentale diversa e comunque in mezzo c'è una realtà diversa, che è il sacramento del matrimonio e che è comunque la celebrazione di un patto pubblico che è il matrimonio. Questo dice la grande differenza anche tra matrimonio civile e matrimonio convivenza. Mentre mi sentirei casomai in altre situazioni, per interventi specifici, per iniziative specifiche, di offrire, di invitare. Ma il gruppo sposi in quanto tale non mi pare che sia specifico, che sia idoneo, perché manca questa realtà stessa, con il rischio anche, questo è un effetto collaterale, di creare ambiguità. Allora è un qualcosa tutto uguale. In realtà no. Questo non è un giudizio così un puntare un dito, ma è un rilevare una situazione. Pertanto io starei attento su questo. Mentre, e qui ne sono convinto, l'annuncio del Vangelo del matrimonio è fatto proprio attraverso voi sposi in un modo efficacissimo. Il condividere anche i momenti della relazione uomo-donna, l'attesa di un figlio, la preoccupazione della casa, il raccogliere la confidenza, lo scambiarsi la confidenza. Anche se secondo me c'è sempre una differenza tra chi sposandosi ha detto io e te per sempre davanti a Dio, davanti alle nostre famiglie, davanti alla società, da chi comunque quella porta la tiene aperta. Parlo non di divorziati o risposati, ecco, parlo di questa situazione. Però c'è un'efficacia di dialogo e di rapporto veramente grande. Ecco, nel gruppo sposi si potrebbe proprio anche pensare a che cosa mettere in atto per accogliere queste situazioni. Il gruppo sposi è uno strumento, ce ne sono tanti altri. No, volevo. Ma compito una frase che hai detto prima. Siamo ai titoli di coda. Siccome. Anche noi ormai siamo quasi in modo. Non pensavo a te. No, ricordo che no, siccome noi rimanesi siamo abbastanza all'interno della Chiesa e vediamo anche qui presente tante coppie giovani e abbiamo visto un grande entusiasmo, e questi titoli di coda non mi stanno bene con questi ragazzi qui. Forse, ecco, all'interno della Chiesa effettivamente c'è un po' questa tendenza a andare verso il titolo di coda per la pastorale familiare, però
la vita delle parrocchie, delle coppie così, noi vediamo ci sono